Buonasera, professor Volpe. Siamo lieti di averla qui al MAN, al Grande Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Brevemente ci avvarremo della sua esperienza e della sua capacità comunicazionale per parlare di archeologia in senso lato. Abbiamo appena visto un bellissimo film su Stonehenge. Ecco, la Gran Bretagna non ha i beni archeologici dell'Italia, ne ha molti meno. Ma sembra che li sappia valorizzare bene. Noi in Italia possiamo insegnare qualcosa o dobbiamo ancora imparare sotto questo profilo? Allora, intanto grazie per l'invito e mi fa molto piacere partecipare, seppur in questa forma, al Festival a Napoli, città che amo molto e un museo a cui tengo molto. E sì, lei tocca già un problema fondamentale, quello del rapporto tra tutela e valorizzazione, che è un nodo irrisolto nel nostro paese, perché il nostro paese ha una grande tradizione nel restauro, nella tutela, e su questo c'ha ancora oggi molto da insegnare al resto del mondo, ha curato sempre meno la valorizzazione, avendo anche un'idea di valorizzazione pensata solo per un pubblico di specialisti, di persone già formate, non per tutti. E quindi normalmente i nostri musei, i nostri siti archeologici non sono in grado di rivolgersi al grande pubblico anche utilizzando gli strumenti di comunicazione più innovativi. L'Inghilterra ha una grande tradizione, se pensiamo che già Sir Mortimer Wheeler, anni e anni, decenni fa, teneva normalmente delle trasmissioni televisive e radiofoniche, quindi l'archeologia è sempre stata molto comunicata in Inghilterra e nei paesi anglosassoni, e quindi anche il concetto stesso di museo e di sito archeologico ovviamente ha risentito di questo. E da questo punto di vista abbiamo molto da imparare, e anche se si sta facendo moltissimo, pensiamo anche a quello che si è fatto e che si fa al Museo Archeologico di Napoli, che è un museo di antica tradizione, eppure si è ripensato in questi anni e riesce ad essere molto più moderno. Quindi ci sono grandi cambiamenti negli ultimi anni, ma su questo percorso c'è ancora molto da fare e abbiamo bisogno di professionalità nuove nel campo dell'archeologia, della capacità di comunicazione, di uso delle tecnologie innovative, di rapporto con i vari pubblici. Parliamo di ricerca archeologica in senso stretto. E qual è lo stato dei lavori in Italia? Devo dire che non è una situazione particolarmente esaltante quella che viviamo in questo momento, non soltanto per i problemi oggettivi del blocco di molte ricerche, della difficoltà, per esempio, per noi professori universitari di organizzare le attività sul campo, le attività di laboratorio. Quindi, ma al di là di questo momento contingente, abbiamo una situazione non particolarmente esaltante, e soprattutto corriamo un rischio come paese italiano di separarci sempre di più dalle nuove tendenze della ricerca a scala europea, a scala internazionale. Abbiamo pochi cantieri importanti, pochi progetti, pochi grossi progetti, si fa ricerca, però il vero problema in Italia resta quello dei tanti blocchi che vengono posti alla ricerca. Chiaramente avrei bisogno di molto tempo per toccare questi aspetti, ma basti pensare che anche solo per organizzare attività diagnostica non distruttiva ci sono una serie di questioni burocratiche che rallentano molto questo tipo di attività, e questo certo non aiuta la ricerca archeologica, che ha bisogno, come tutta la ricerca, di libertà, sostegno, di apertura e non di vincoli, restrizioni, limitazioni. Una domanda un po' provocatoria. È più difficile fare uno scavo archeologico o comunicare la scoperta archeologica? La seconda, è più difficile comunicarla perché uno scavo si può fare, nonostante tutti i problemi a cui ha fatto cenno, ma il vero problema è poi trasformare quell'indagine, che tocca l'aspetto analitico, e
descrittivo anche e chiaramente interpretativo in comunicazione, che ovviamente è comunicazione scientifica, e qui dovremmo toccare il tema delle pubblicazioni degli scavi. Noi abbiamo una montagna di inedito e oggi dovremmo anche pensare a nuove forme di pubblicazione, a forme più veloci di pubblicazione, di messa a disposizione dei dati degli scavi e delle ricerche archeologiche in generale. Ma poi c'è il grande tema della comunicazione dei risultati di una ricerca archeologica ad un pubblico più ampio di quello ristretto della comunità degli archeologi. E qui i limiti, i problemi sono notevoli. Devo dire però che è una parte molto anche piacevole del nostro mestiere. Se riusciamo ad uscire dalla visione dell'archeologia come qualcosa appunto di chiuso in una setta molto sempre più ristretta. E non è facile, ma anche su questo devo dire ci sono sempre più, anche in Italia, esperienze interessanti di comunicazione anche con gli strumenti dei social network, ad esempio, anche in tempo diretto, cioè anche durante lo scavo. Ci sono delle esperienze interessanti e bisogna proseguirle. Ci sono soprattutto tanti giovani che su questo stanno facendo esperienze importanti. Il tuo ultimo libro è dedicato alla cosiddetta archeologia pubblica. Ci vuoi spiegare questo concetto e perché dobbiamo chiamarla pubblica l'archeologia, se io ho sempre sostenuto che l'archeologia, se non è pubblica, non è. Però tu hai sentito bisogno di intitolare così il tuo libro. Sì, chiaramente la definizione archeologia pubblica deriva appunto da public archaeology, che è un modo di concepire l'archeologia nel mondo anglosassone già dagli anni 70, quindi risaliamo molto indietro nel tempo. È pubblica perché appunto non esiste un'archeologia privata, o non dovrebbe esistere, nel senso che poi diventa privata nel momento in cui gli archeologi considerano proprietà privata la propria ricerca, e visto che parlavamo di comunicazione, di pubblicazione, spesso non comunicano, non pubblicano, tengono chiusi i dati, e spesso questi dati si perdono anche con l'archeologo, con chi ha fatto la ricerca. È pubblica perché deve guardare con gli occhi dei pubblici, cioè significa invertire il rapporto col patrimonio archeologico, non soltanto attraverso gli occhi degli specialisti, ma attraverso gli occhi dei tanti pubblici diversi. E quindi tocca il tema della comunicazione, abbiamo fatto ora un po' cenno, ma non si esaurisce nella comunicazione e quella che chiamiamo divulgazione. Archeologia Viva è una rivista di archeologia pubblica ante litteram, ma quando di archeologia pubblica non si parlava. Ma fin da subito Archeologia Viva ha posto al centro la partecipazione, il coinvolgimento della società civile nelle sue varie forme. Ecco, l'archeologia pubblica è questo. Infatti si parla anche di archeologia partecipata, di archeologia per la comunità, e quindi è un modo di intendere l'archeologia in senso inclusivo, coinvolgendo, cosa non facile evidentemente, ma necessaria, coinvolgendo le comunità locali in tutte le forme, dalla progettazione di una ricerca fino alla sua pubblicazione, alla sua comunicazione. È una maniera che ci costringe noi archeologi a ripensare il nostro stesso ruolo e a essere consapevoli che oggi abbiamo un ruolo non soltanto scientifico e culturale importante, ma anche direi sociale, perché abbiamo sacche sempre più ampie di popolazione estromessa dalle forme di partecipazione, di conoscenza del patrimonio culturale, del patrimonio archeologico, e noi dobbiamo essere sempre più degli intermediari, uso un termine archeologico, delle interfacce tra il patrimonio archeologico e i cittadini. Oggi la Convenzione di Faro, che finalmente il Parlamento italiano ha ratificato, sancisce il diritto al patrimonio culturale. Ecco, noi dobbiamo, archeologi, essere sempre più consapevoli che il patrimonio archeologico non è proprietà degli archeologi,
ma è proprietà di tutti e qui dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di possederlo e quindi innanzitutto di conoscerlo. Si sa quanto sia importante la didattica ed avere dei buoni maestri, tant'è vero che si parla di buoni maestri e di cattivi maestri. Tu hai avuto dei buoni maestri o dei cattivi maestri? Beh, io mi sono scelto i maestri. E questo, io ho un percorso molto strano, nel senso che io mi sono laureato all'Università di Bari, dove ho avuto ovviamente anche ottimi maestri, ma insomma, mi sono laureato con Raffaella Cassano, ma ho avuto maestri come Luciano Canfora, nel campo della, diciamo, dell'antichistica, come Paolo Fedeli, Peppino Mastromarco. Io sono nato inizialmente come storico, filologo, poi ho scelto di fare l'archeologo. L'ho raccontato anche in altre occasioni quando ho ascoltato una lezione di Andrea Carandini che era venuto a Bari a presentare gli scavi di Sette Finestre, il suo libro straordinariamente importante che fu un'illuminazione per me di archeologia e cultura materiale, parliamo degli anni 70, e per me fu un'illuminazione e questo dimostra come a volte un'ora di lezione, una conferenza ti cambia la vita. Io in quell'occasione scoprii un modo di intendere l'archeologia che coniugava storia del passato, conoscenza del passato, ma anche impegno nel presente. Poi sono stato a Sette Finestre quando ero giovanissimo, ancora studente, poi lì ho conosciuto Daniele Manacorda e con lui ho scavato alla Cripta Balbi, quindi ancora di più con un'archeologia, in quel caso archeologia urbana, inserita direttamente negli aspetti della trasformazione di una città moderna e quindi veramente un'archeologia per la città e per i cittadini. E quindi mi sono scelto questi maestri, ma me ne sono scelti anche altri. Io ho un grande maestro che è di tutt'altro tipo, insegna diritto romano, ha insegnato diritto romano, che è Francesco Grelle. La cosa incredibile dei miei maestri, sono tutti maestri con i quali io non ho mai sostenuto un esame. Ma come studente, ma che mi sono scelto attraverso le letture, attraverso la frequentazione, e credo che sia bellissimo. Credo che tutti dovrebbero scegliersi i propri maestri che in qualche modo rappresentano quell'idea che noi cerchiamo di costruirci del nostro mestiere. Vedendoti nel tuo studio con una libreria alle spalle, tranquillamente seduto in una poltrona, non si potrebbe mai immaginare che tu in certe occasioni indossi una muta subacquea e raggiungi profondità considerevoli per esplorare i nostri fondali archeologici. Allora la domanda è questa: l'Italia ha migliaia di chilometri di coste. Qual è lo stato dell'archeologia subacquea? Purtroppo in questo caso la mia risposta è ancora più preoccupante perché se abbiamo dei problemi in generale sulla ricerca archeologica in Italia, abbiamo dei problemi enormi sulla ricerca archeologica e sulla tutela del patrimonio archeologico sommerso in Italia. Cosa paradossale, considerato che l'archeologia subacquea è nata praticamente, l'archeologia subacquea scientifica è nata in Italia, poi in Francia. E il paradosso è che in Francia dal 1966 c'era la DRASM, poi è diventato il DRASM, cioè c'era una soprintendenza dedicata all'archeologia delle acque in generale, e questo in Italia purtroppo non è ancora stato realizzato, si sta per realizzare in qualche modo. E praticamente ci sono molti insegnamenti di archeologia subacquea nelle università, ma non c'è un'attività sistematica. Devo dire, io stesso ho potuto fare per 20 anni scavi in Francia, ma non ho potuto mai fare veri e propri scavi in Italia se non delle ricerche specifiche. Ora abbiamo avviato un nuovo progetto con varie università in Puglia per un progetto molto interessante a Torre Santa Sabina. Insomma, ripeto, è un paradosso. Il territorio marittimo italiano, cioè tutta la costa italiana, con le 24 miglia di territorio marittimo che è competenza dell'Italia, tutto questo territorio corrisponde all'intero territorio italiano. Cioè abbiamo un secondo territorio pari a quello dell'Italia che è sott'acqua e al momento non c'è nessuno che se ne occupi specificamente, se non cose ovviamente
specifiche, ci sono cose che si fanno in Alto Adriatico, ci sono cose che si fanno un po' dappertutto, ma non c'è un progetto importante di ricerca, di tutela e valorizzazione di quello che è stato definito il più grande museo del mondo, cioè il Mediterraneo, che ha l'Italia nel centro, è il cuore del Mediterraneo. Ed è questo un grave, problema per l'Italia. Se tu dovessi diventare ministro dei beni culturali, certamente non dormiresti più la notte. Però, ecco, quali sarebbero i primi tre provvedimenti urgenti che ti verrebbero in mente? Fermo restando che non dubito che mai possa accadere questo, avrei molte cose da fare e molte cose che mi piacerebbero fare. Me ne si chiedono tre, e allora ribadisco quelle che io penso da anni che vadano fatte. Prima, stabilire un nuovo rapporto tra il mondo del Ministero dei Beni Culturali e il mondo dell'università e dell'istruzione. Costruire quello che da anni chiamiamo i policlinici del patrimonio culturale, cioè strutture miste tra formazione, ricerca, tutela e valorizzazione e gestione, quindi tra MIBACT e università e centri di ricerca, mettendo in condivisione competenze, smettendola con assurde e autolesionistiche contrapposizioni, lavorando insieme. Con ruoli diversi, evidentemente, per formare migliori professionisti archeologi, migliori funzionari del futuro e migliorando certamente tanto la ricerca quanto la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico, del patrimonio culturale in generale. Prima misura, qualche passo in avanti si sta facendo, ma non ci siamo ancora. Quindi, se mi dovesse, visto che ho avuto questa domanda, questa è una delle prime cose. Seconda cosa. Certamente lavorerei molto per aumentare l'organico del Ministero dei Beni Culturali che è ridotto ai minimi termini, ha bisogno di nuove energie, però finalmente cambiando le regole del concorso, facendo concorsi tutti gli anni e facendo concorsi che siano dei corsi concorsi, cioè agganciandomi all'università, facendo dei concorsi che selezionino le persone, i giovani. Li formino per un anno al mestiere del funzionario, del direttore, del responsabile di un parco archeologico, di un museo, e poi entrando nei ranghi. È quello che si fa in Francia. In Francia tutti gli anni ci sono dei concorsi, per cui non c'è il mega concorso ogni tot anni, ogni 10-20 anni, ma tutti gli anni concorsi sistematici per avere un turnover continuo e smetterla con questo fatto di avere delle immissioni di massa e delle fuoriuscite di massa. Terza cosa che farei in generale, ma la sto proponendo anche in questo momento, quindi un sostegno alla domanda di cultura. Noi abbiamo un problema di basso consumo della cultura ed è un problema anche democratico. Allora, che cosa farei? Convincerei il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia a poter detrarre tutte le spese culturali dalla propria dichiarazione dei redditi, esattamente come facciamo con le spese mediche, con le spese sanitarie. Allora, se un cittadino italiano potesse detrarre dalla propria dichiarazione dei redditi il biglietto di un cinema, il biglietto di un museo, l'abbonamento ad una rivista, una visita guidata, un laboratorio e tutte le attività, diciamo, che rientrano nelle attività culturali. Io credo che questo incentiverebbe moltissimo la domanda di cultura, moltiplicherebbe le opportunità di lavoro, farebbe emergere dal nero una serie di attività che si svolgono spesso in maniera più o meno incontrollata e quindi solleciterebbe la domanda di cultura e favorirebbe l'impresa culturale. Questa, secondo me, sarebbe un'iniziativa che non avrebbe problemi anche dal punto di vista fiscale perché quello che si perde in detrazione lo si guadagnerebbe con la crescita di un'economia della cultura che nel nostro paese non è ancora veramente sviluppata. Tra breve vedremo un film sull'archeologia precolombiana, su Nazca. Si è sempre vociferato di navi romane che sarebbero arrivate sulle coste
delle Americhe. Qualcuno dice che ha trovato dei resti, eccetera, eccetera. Ecco, secondo te è una ipotesi verosimile oppure è del tutto campata in aria? Ma guarda, io non penso. Allora, le ipotesi possono essere sempre formulate e sappiamo che ci sono stati dei collegamenti prima di Colombo con il Nuovo Mondo, di cui però non abbiamo ovviamente documentazione scritta o documentazione di altro tipo. Quindi l'unica documentazione possibile è quella archeologica. Allora, io non penso che possa essere una follia ipotizzare queste cose, ma queste cose hanno bisogno di ricerca scientifica seria, di indagini e quindi dei metodi dell'archeologia. Questo serve. Ora, sarebbe straordinario poter scoprire questi collegamenti già secoli e secoli prima. Dal punto di vista tecnologico della navigazione, non è improbabile perché la navigazione nel mondo antico era una navigazione anche tecnologicamente avanzata e una delle scoperte più importanti dell'archeologia sottomarina degli ultimi decenni è aver scoperto la navigazione non soltanto di cabotaggio, come si pensava prima, ma di aperto, mare aperto. Quindi questo non ci meraviglierebbe se fosse documentato, ovviamente. Allora ti ringraziamo di aver partecipato ad Archeocineman 2020 e che si svolge in questo splendido museo di Napoli. Ah, un'ultima domanda. Qual è un'opera del Museo di Napoli che vorresti, siccome quando si viene al Museo di Napoli non si sa mai come completare la visita perché è spropositato, è enorme. Allora io voglio andare al Museo di Napoli, mettiamo per vedere solo un'opera. Quale consiglieresti di vedere? Oppure lo possiamo chiedere al suo direttore, eh? Il quale direttore immagino che dia la risposta classica. Sono tutti i miei figli, tutti, sono tutti. No, certamente. C'è solo l'imbarazzo della scelta, evidentemente. Lasciamo le grandi opere che sono note a tutti, tutta la collezione delle grandi sculture, figuriamoci. Però io, ecco, qui faccio una segnalazione da pugliese. Io sono originario di un paese che si chiama Terlizzi, che si trova accanto ad un centro archeologicamente molto importante che è Ruvo. E allora io segnalo la splendida lastra delle danzatrici di Ruvo, una tomba peucezia meravigliosa con questa danza incrociata di danzatrici. Che francamente trovo un documento della pittura, ma della cultura e del mondo antico di straordinaria importanza e che ora è anche molto meglio esposta a Napoli rispetto al passato e quindi consiglierei di andare a guardare questo pezzo che magari non tutti conoscono. Allora, Giuliano Volpe, ti ringraziamo della tua partecipazione e soprattutto ti ringraziamo per quello che fai e che continuerai a fare con il tuo entusiasmo. Grazie di nuovo. Grazie, grazie, è veramente un grande piacere, un grande onore per me e spero di riuscire a continuare, mi fa piacere.